Salve a tutti e bentornati a The Binding of Isaac Rebirth. Come annunciato l'ultima volta, visto che abbiamo perso ad Hard, torniamo a fare una challenge. Facciamo Darkness Falls. Joker. Ok, vediamo un po'. Abbiamo la Razor Blade come oggetto attivo. Siamo Eva. Sì. Quindi abbiamo sia il War of Babylon che il corvo. Il primo oggetto che vediamo è il marchio, che è un aumento di danno. Dovremmo avere la Sacrificial Dagger, che è questo coltello che ci orbita attorno. E poi l'ultimo, non so. Ah, Fear Shot, lacrime che fanno paura, infatti. Oddio, sembra. Cioè, non dico che sembriamo OP, però questa challenge sembra facile perché stiamo partendo con un sacco di oggetti buoni. A parte il Razor Blade, che onestamente non credo utilizzerò, perché non lo so. Cioè, non mi ricordo bene cosa fa. Forse danneggia tutti i nemici in cambio di aiuto. Cambio, cioè, tipo perdiamo un cuore e danneggiamo tutti i nemici. Mario Wizard, brutta storia. Che potremmo perdere all'inizio, ma meglio perdere all'inizio che perdere alla fine. Almeno si riavvia in fretta. Ricevuto dei danni abbastanza stupidi, ma stavo giusto raccapezzandomi un attimo con. Vedete, Mario Wizard non è così male per come sembra, può anche essere utilizzato. Quindi l'unico contro che abbiamo in questa challenge rispetto a una run normale è che non ci sono le stanze del tesoro, suppongo, perché non c'erano nelle altre. Vediamoci in queste. Ok, visto che siamo giusto all'inizio, io faccio questa prova. La Pandora's Box me la porterei volentieri in giro, ma. Buono. Buono, però adesso vi faccio vedere una cosa. Anzi, no, ci ho ripensato. Faccio così. Ok. What a horrible night to have a curse. Una notte orribile per avere una maledizione. Che vuol dire? Vuol dire che entra in azione il nostro terzo oggetto nella lista, che è War of Babylon, che è un oggetto che ci dà un potenziamento un po' tutto quando siamo a un cuore di vita rossa o meno. Ora vediamo se Pin deve darci problemi col fatto che è spaventato, perché magari se ne va via invece di venire contro di noi. Ah, ce la stiamo cavando. Non c'è possibilità di avere patti con Satana, quindi non mi preoccupo del danno rosso che ho già ricevuto. E questo lo gradisco, Tears e Shot Speed Up. Magari gradisco più il Tears che lo Shot Speed Up. E col cuore lo lascio lì. Perché paradossalmente perderemo meno vita. A mia modesta opinione. Cazzo. Ok, ho preso mezzo cuore per sbaglio. Dicevo che più efficace stare a un cuore di vita rossa con Eva, secondo me, per evitare danni, perché paradossalmente con meno vita essendo più potenti, dovremmo riuscire a risolvere le stanze più in fretta e schivare più efficacemente, eccetera, eccetera. Lì c'è un baule, lo so, lo prendo assolutamente appena c'ho voglia. Per il momento mi tengo le bombe perché. Ma in effetti non si sa mai, però. Ci sono dei soldi che non mi spiacerebbe avere. Però mi serve necessariamente una bomba. E lì c'è una roccia tinta che preferisco ai soldi e preferisco anche al baule in questo specifico caso. Ancora meglio ora che so quello che c'è dentro, la Small Rock che ci aumenta il danno.
Avere un aumento di danno così subito è ottimo, non che il Mark non si faccia sentire. The Widow non ci metterà molto ad andare giù. È un boss con degli attacchi abbastanza stronzi, ma che come vedete pecca gravemente in HP. Infatti abbiamo un HP up, un mezzo cuore. Il gioco si è fermato. Cazzo, vorrei tanto il Demon Baby. Ma non perché lo trovo particolarmente buono. È buono, voglio dire. Però è principalmente perché non l'ho mai preso prima. Però non me lo posso permettere. Allora, già è una giocata abbastanza pericolosa quella che sto facendo adesso. Però. Aspetta un attimo, voglio fare. Ok. Così sto più tranquillo a sapere che il coltello non rompe la dinamite. Però Spirit of the Night è ottimo. Vedete? Non ho dovuto usare una bomba. E ancora meglio, ho scoperto che non serve a niente. Cioè, sarebbe stata una bomba completamente buttata. Spirit of the Night. Che cosa ci dà? Volo e colpi spettrali, che è una combinazione di power-up fantastica a livello difensivo. E in questa run ne abuserò quanto mi è possibile. Sì, ve ne rendete conto anche. Ma principalmente perché conviene. E che altro c'è? Secondo, eh? Ogni tanto viene la paranoia di non stare registrando, sapete com'è. Se riusciamo a risolvere la situazione degli HP, possibilmente rimanendo in questo stato di War of Babylon, questa run ha ottime possibilità di successo già adesso. Vedete? Vedete? Questo lo posso fare perché posso volare. Ok, adesso sto sfidando la fortuna, infatti. Però. Sì, me la sono cercata, però insomma. Valeva la pena mostrarvelo. Quindi direi che possiamo anche cercare la stanza segreta. Ma la stanza segreta non può essere lì. Quindi per esclusione sarà qui. Due pillole, due amnesia, completamente ininfluenti al momento, perché già il piano l'abbiamo esplorato. E I Can See Forever invece è influente. Dovremmo trovare qualche buco. Buco, 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 buco. Ah, no. Ok. No, dobbiamo cercare un altro buco. Nel frattempo ci facciamo un'altra amnesia. Qui non ci sono buchi. Qui non ci sono buchi, qui non ci sono buchi. Forse qui giù. No, allora sarà vicino al boss, come spesso accade. No, non è vicino al boss. Ora che ci penso è una buona idea far saltare la TNT. Perché distruggere le rocce è una cosa positiva. Se è a costo zero. No, ma ci deve essere un buco che non ho trovato. Quindi, perdonatemi, ma dato che ho preso quella pillola ormai, ecco. Ah, qui lì c'è un negozio a cui non sono entrato. Ok. Quel mezzo cuore nero che ho perso è veramente stato stupido, però. Però niente, non ho scuse, non ho giustificazioni per quello che ho fatto. La cosa migliore sarebbero le 9 vite, in questo caso specifico. Il Razorblade credo proprio che ignorerò la sua esistenza del tutto, cioè non sapendolo usare, non. Che poi oddio, non sapendolo usare, non credo che ci voglia chissà che alla fine. Cioè se ben ricordo, il fatto è che non avendolo usato non mi ricordo che effetto fa. Comunque facciamo questa sfida che ci dà una pillola misteriosa. Che ci teniamo? Ci teniamo per dopo. Non ho nessuna ragione per usarla adesso. E questa sfida non mi preoccupa perché lo stato di War of Babylon compensa ampiamente la debolezza relativa iniziale di Eva e la rende molto buona. Non so se War of Babylon sia un aumento di tutte le statistiche, ma sono sicuro che aumenta la velocità, sono sicuro che aumenta il danno. E sicuramente aumenterà pure il rateo di fuoco. Attenzione qui. Abbastanza semplice.
se si agisce con la giusta cautela. Potrebbe anche. No, eh. No, dicevo, potrebbe spaventarsi quella torretta. Comunque non è una necessità. Ecco, qui il volo mi torna utile, mi dà molta più manovrabilità. E anche qui. Non che qui fosse necessaria proprio, però non fa male. E qui praticamente mi dà un'invulnerabilità potenziale, perché questi vermi non camminano sul vuoto. Perché non volano. Se camminare sul vuoto non è una cosa fisicamente possibile. E quindi io lì rimango completamente immune ai loro colpi. Ruota della fortuna, ci pensiamo dopo. Il piano ancora non è esplorato. Ci andiamo qui però. Non avendo muleti, non sono così tanto contento di trovare la borsetta di mamma, però potrei finire per comprarla. Se no il cuore blu è comunque un acquisto, un non spreco sicuro, ecco, mettiamola così. Dunque, con tre bombe, tre possibili stanze del tesoro, cioè stanze segrete, mi mollo a cercarle, ma la mia solita fortuna nel trovare le stanze segrete mi porta a trovarla al primo colpo, ma con una chiave sola non ci penso nemmeno a darla al mendicante di chiavi, che è molto difficile che paghi. Adesso ne abbiamo di più. E abbiamo pure abbastanza soldi per comprare la borsetta. No. Cioè sì, ma no. Facciamo prima il boss. Chad. Chad è una bruttissima notizia, che vuol dire che il potenziamento che avremo in questo piano sarà per lo più inutile. Salvo rare occasioni in cui il drop di cuori rossi ci possa tornare utile, ma. Punto. Rare. E neanche un patto. Quindi, non avendo perso vita dal boss, non comprerò il cuore blu. Compro la borsetta di mamma. Poi entro qui dentro, che è gratis all'entrata ma non all'uscita, perché possiamo volare. Questo è un altro vantaggio del volo. E uso la pillola per ottenere un health tap. Che non so perché mi sentivo ci sarebbe stato, però rimango così, rimango con la vita con un cuore vuoto. Visto che la pillola l'ho usata, mi prendo la Wheel of Fortune. E oddio, in effetti la uso qua e la faccio saltare, nella speranza che mi dia. Però a sto punto, dato che ho tre chiavi, dai, te ne sei meritata un'altra. Vabbè, il motivo per cui sono riluttante a dare chiavi a quel tizio è che paga con poca frequenza. Come avete potuto vedere, generalmente non dà niente di eclatante. Ok, essendo un cuore solo, posso anche permettermi di entrare qui e ci trovo una chiave, due soldi e il cancro! Il cancro! Yay, Cancer! Il cancro è il miglior amuleto. Quindi, e la borsetta di mamma, sono contento di averla trovata, perché se dovessimo trovare un altro buon amuleto, non dovrò sostituire il cancro. Cancro aumenta il nostro rateo di fuoco e lo aumenta di parecchio. Penso che i risultati siano. Attenzione.
aspettavo che me lo sputasse proprio addosso. Cazzo. Proprio addosso. Ok, anche questa è fatta. Mezzo cuore per due chiavi e un centesimo è il cancro, mi sta benissimo. Ok, questa è stanza semplice. Purtroppo è un vicolo cieco. Un'altra moneta. Devo stare attento ai tizi sul muro, però spaventarli li tiene a distanza almeno. Attenzione ai grid soprattutto. Ok, tu sei morto. Il grid la testa di grid campione sta lì. Tutti sti cuori che non mi servono. Tizio scoppia. E la runa di Ewaz. E la runa di Gera. Allora, la runa di Ewaz l'abbiamo sbloccata nell'ultima challenge e quello che fa è aprire un buco nel quale non ci butteremo perché quel buco lì. Aspettate un attimo, ve lo spiego. Quel buco lì, allora, se il buco c'ha una scala vuol dire che si può risalire. Se non ha una scala vuol dire che è un buco a senso unico. Tanti soldi. Un buco a senso unico vuol dire che ci fa saltare il piano, cosa che non è per forza male. In certe situazioni può essere utile, ma non nella nostra. Una pillola. Allora, ricordiamoci di Gera. Che è ottimo. Proviamo a non raccogliere oggetti per il momento. Mi piacerebbe trovare un arcade qui. Invece troviamo il boss. Abbiamo un. Anche grazie al cancro, però, abbiamo un danno, un DPS molto alto. Siamo più potenti del dovuto. Tre bombe, tre chiavi. No, però al negozio ci devo andare. Quindi dovrò stare attento, vabbè la chiave la prendo. Devo stare attento a non raccogliere cuori, devo stare attento a non entrare in quel buco. Sì, in effetti usare la runa subito non è stato molto intelligente, però poteva uscire un segreto, un qualcosa da cui poter risalire magari con un nuovo oggetto. Carta Empress. Ma oddio, Empress. Buona. Buona, però. C'è molta roba sul pavimento che vorrei utilizzare. Quindi non so se finirò per lasciarla a terra questa Empress. Se no la uso dal boss e ciao. Sì, probabilmente farò così. Ma sto negozio, scusate. In che momenti raccoglievo il cuore? Ci sono pure passato sopra. Allora, andiamo di qua. Mi sa che il negozio è proprio nell'ultimo punto dove avrei pensato potesse essere, infatti è lì. Abbiamo avuto fortuna a non ricevere danni lì. Rompiamo le cacche perché non si sa mai. E assolutamente io compro la bussola. E basta così. Basta così. Me ne vado a fare il boss allora. Quindi devo ricordarmi, fai il boss. Prendi la pillola. Usa la pillola. Prendi Gera e portatela al piano dopo. Carrion Queen. Brutto, brutto boss. Cioè, è forte. Chissà se The Empress fa qualcosa. Perché The Empress, se non ricordo male, ti dà un potenziamento tipo War of Babylon. Però non so se sia cumulativo col War of Babylon. Vero. Quindi Carrion Queen, un boss stronzo perché fa le cacche con l'AIDS, ma questa qua è una variante che crea i cuori, mi sa che è meglio. Perché
che se uccidi i cuori danneggi la sua vita principale. Abbiamo un HP up e un patto con dia col diavolo. Prendiamo l'HP up. Non mi conviene. Non mi conviene. Dobbiamo rinunciare al nostro stato di War of Babylon permanente, purtroppo. Perché l'HP up che abbiamo preso non. Cioè, secondo me valeva la pena prenderlo. Quindi abbiamo una pillola, la usiamo, è completamente inutile. I found pills. Completamente neutrale, per meglio dire. La stanza segreta dove potrebbe essere. Quindi non lì, non lì. Allora proviamo a guardare qui. Bene. Vabbè. Una bomba per due troll bomb, di cui una palesemente incazzata col sottoscritto, che però ha accidentalmente ucciso un tizio. Quindi passiamo di qua. Infatti ci sta facendo saltare il piano, ma avendo già fatto tutto nel piano non è un problema. La bussola è un ottimo investimento, quindi seguiamola per arrivare al negozio. La paura è buona per i tizi, per questi tizi cavalieri, che poi non so perché si chiamino così, ma si chiamano così. Si chiamano Knight, Knight se la vogliamo dire in inglese arcaico. Questi cervelli non ci danno problemi perché possiamo volare, quindi il creep non ci danneggia. Andiamo avanti. Sì, questa challenge la vedo molto, molto fattibile, a meno che qualcosa non vada tremendamente storto sotto il punto di vista degli HP. Cioè, anche, come potete vedere, anche senza stato di War of Babylon, le stanze le finiamo abbastanza in fretta. In effetti, stavo pensando che magari usando il Razor Blade. Attenzione. Magari utilizzando il Razor Blade possiamo scendere di cuori e arrivare allo stato di War of Babylon, però il fatto è che il Razor Blade dovrebbe prendersela, perlomeno a quanto ne so io, con i cuori normalmente, cioè prima con quelli a destra, nella fattispecie il mezzo nero e l'intero blu, e poi con quelli rossi, quindi non è bene. Questi soldi garantiscono che il nostro negozio sarà. Ci potrà vendere qualcosa qualora non dovesse contenere Grid. Comincio a sospettare che lo troveremo. Ma non è detto. Cristo, e muori. Allora, questi sono facili. Quanto ci vuole? Due colpi ciascuno. Pff. Oh. La terza ondata mi prende sempre impreparato. Beh, non sempre, però, insomma. Ero convinto che fosse finita la stanza. Ora sì, per forza, più di tre ondate. Niente, il negozio sta un po' fuori mano rispetto a come pensavo, però lo troveremo. Abbiamo un macello di cuori rossi a terra. In questa challenge trovare Dark Bomb sarebbe una vittoria assicurata, proprio. In effetti non credo che perdiamo. Cioè, la situazione è molto buona. Però con Dark Bomb proprio possiamo correggere l'unico punto in cui siamo relativamente deboli, ossia gli HP. E prendo il boomerang. Prendo il boomerang perché non sarà il top, ma almeno è qualcosa che ogni tanto utilizzo. Come potete vedere, insomma, ogni tanto lo uso. A differenza del rasoio, che
non ho l'abitudine di usare. Purtroppo il boomerang non colpisce i nemici al ritorno. Questo è il più grande difetto. Però cammina sopra le rocce, che è una buona cosa. Visto che abbiamo 5 monete, allora torno al negozio e mi prendo un altro cuore blu. Visto che non si sa mai. Piacerebbe trovare una banca del sangue per poter scendere nuovamente a un cuore rosso. Ma se dobbiamo continuare a giocare in questo stato, mi sta bene. L'ideale sarebbe liberarci proprio del contenitore di cuori, anzi dei due contenitori di cuori, ma anche tre contenitori di cuori, se devo essere sincero. Se ne avessi l'occasione lo farei. Appunto, dato che siamo potenti, mi sembra una buona idea continuare a esplorare il piano prima di lanciarci contro il boss. Non che il boss mi preoccupi, però non abbiamo niente da perdere nel fare il piano prima. Questo muore ci dà una carica che non ci serve, le chiavi le abbiamo. Paralizziamo il fantasmino. Attenzione ai buoni. Purtroppo il boomerang non funziona al ritorno, se no sarebbe stato troppo buono. Non è un granché il boomerang. Sarebbe meglio se non avessimo il volo, perché può essere usato per raccogliere gli oggetti a distanza. E finora tutto è a nostra portata, quindi non possiamo sfruttare questa specifica utilità, però è sempre un aiutino, magari paralizzare il nemico temporaneamente. Ok, un'altra chiave. Quindi, possiamo andare dal boss. Passando cerchiamo la stanza segreta e potrebbe essere qui. Le bombe non ci mancano, quindi cercheremo meticolosamente anche qui. Non è lì, potrebbe essere qui. È qui. Altre pillole. Are you a wizard? No. Bianca non lo so. Prendo la bianca. Bad guess. Buona cosa che non l'abbia comprata al negozio. Se ricordate, nel negozio c'è una pillola bianca in vendita a 5 centesimi. Facciamo un boss. Mostro 2, tranquillo. Tranquillo. Beh, oddio. Ce ne sono di molto più facili di Mostro 2, però sicuramente non mi uccide. Tieni. Boomerang però non funziona sempre. Cazzo. Cazzo. La paura. La paura è ciò che mi fotte contro Mostro 2. La paura, in generale, tutto ciò che altera il movimento dei nemici. Perché quando mi aspetto che mi vuole saltare addosso, poi se è spaventato non lo fa e non so dove va a finire. Perché la paura spinge i nemici ad andare lontani da noi. Attenti. Insomma, quando diventa un po' matematico, cioè no matematico, diventa automatico combattere i boss perché sai dove vanno. Diventa un po' difficile. Tears e shot speed. Abbiamo lo shot speed altissimo comunque. La testa di Gappi la prendo. Non è una scelta saggia, ma la prendo. Perché il boomerang non lo posso valorizzare abbastanza, nonostante l'abbia pagato, però vabbè. Andremo di qua. Mentre con le mosche, ok, non ci fai granché, però le usi ogni stanza, sicuro, è un po' di danno sicuro che fai al nemico. Boh. Se muoio per un HP è colpa mia. Potete urlarmi addosso. Che onestamente avrei preferito trovare qualcos'altro a un cuore solo, così da poter.
Così da poter tornare al nostro stato di War of Babylon. Non stiamo avendo molti drop di cuori blu comunque. Best friend forever. Oppure un cuore blu. Il cuore blu mi serve. Anzi, magari il negoziante c'ha qualche spicciolo da prestarci. Ah, Curse of the Maze, ok. Dicevo io, abbiamo fatto una strada un po' strana. Certo, mi infilasse dentro la stanza chiusa, il Curse of the Maze. Tu mi interessi. Non nell'immediato, ma mi interessi. Stiamo attenti a quel 2. Perché non so che cosa fa. Held down. E speed down. Speed down non è bene. Questo è il down, non può servirci subito. Te ne diamo due. Sì, rimaniamo un cuore solo. E siamo in questo stato di War of Babylon. Beh, che allora a sto punto, visto che c'è disponibilità 1 e 2. Ok. Uno. Che dici, mi dai qualcosa? Una pillola? Vaffanculo. Vaffanculo anche a te. Compriamo questo. Compriamo. No, non abbiamo. Non abbiamo. Siamo a corto di una moneta. Ma ora rimediamo. Attenzione. Cerchiamo di non rovinare questo bel equilibrio che si è creato. Ok. Testa di capra. Sicuramente vale la chiave che abbiamo pagato. Abbiamo perso lo stato di War of Babylon. Non disperate, però. Capisco che tutti questi giri vi possono dare fastidio, ma devo assicurarmi di far funzionare il tutto al meglio possibile. E aprirò anche questo baule. I boss li stiamo macinando. Quindi praticamente questo baule si è ci ha dato. Cristo! Stavo togliendo. Uffa, che palle! Maledizione del labirinto che mi ha fatto sballare tutto. Praticamente ho tolto le mani dal down, sì. Scusami però. Facciamo così, mi prendo il potenziamento, speed e range up, soprattutto per lo speed. Allora facciamo così. Se il mio piano funziona, sono un genio. In alternativa, mi fa confondere sta maledizione. Il cancro mi serve, scusate, eh. In alternativa potremmo usare quel dado, ma non mi sembra una buona idea. Quindi usiamo Gera. Perfetto. E usiamo Eldown. Oh no, siamo a un HP. Adesso è un Altap. Che cosa ci abbiamo guadagnato? Beh, adesso abbiamo svuotato un cuore. Questo è quello che abbiamo guadagnato. Ma siamo con un cuore solo, quindi la situazione è pessima. Mi servono cuori blu. Non ci posso pensare. Ho perso un cuore blu per colpa del cazzo di della maledizione, perché non ho più visto dove stavo andando. Ok, lì non posso entrare. Non subito almeno. Vediamo qui se c'è una stanza segreta. No. Vabbè, sarà lì su. Ancora non siamo contro mamma, giusto?
Necropolis 2. Sì, siamo contro mamma. Quindi se riceviamo danni rossi non è un problema. Perché siamo contro mamma. Mi sa che dobbiamo fare un giro lunghetto per arrivarci. Ma con due cuori, onestamente. Oddio, se ne trovassi un terzo mi sentirei veramente a posto, ma con due cuori dovrei farcela contro mamma. Avanti, muori pure tu. Soprattutto perché il terzo di questi, cioè, quando arriveremo a un cuore o mezzo cuore di danno, cioè quando arriveremo a un cuore rimanente, entreremo in stato di War of Babylon e questo sarà positivo. Quindi che cosa devo fare? Ah sì, mi ero scordato un attimo. Devo cercare la stanza segreta che sicuramente è qui. Vediamo che cosa c'è dentro. Una merda d'oro. Non mi serve. Andiamo qua. Due troll bomb, non è un problema. Ora mi riprendo il cancro, non preoccupatevi. Eccolo lì. Non siamo riusciti a far funzionare lo stato di War of Babylon permanente, ma visto ciò che, con cui stiamo partendo, con cui siamo partiti e ciò che abbiamo trovato dopo, che comunque è decente, ce la facciamo. Spero. Auguratemi buona fortuna. Già i primi danni. Non devo preoccuparmi delle rocce comunque, almeno. Perché i nostri colpi passano sopra le rocce. L'uccellino fa qualcosa comunque. Quindi il fatto che siamo stati colpiti all'inizio è, non dico positivo, però da una parte velocizza lo scontro. Attenti. Mi sa che il piede di mamma fa un cuore di danno. Quindi se non sto attento che questa cosa che sta andando benissimo può finire molto male in un attimo. Attenti, attenzione. Ok. Ah, non è finita. Cazzo. Oddio, questo è quello che ti fa resuscitare? Non lo so. Spero di sì. Madonna. Dovremmo avere una vita in più. Allora, la challenge non è finita. Questo con mia grande sorpresa. Mi sa che questa challenge ci richiede di uccidere Mozart. Questo cambia molto. Anche se, oddio, a parte il fatto che possiamo venire colpiti solo una volta prima di morire, non dovrebbe essere un problema. Lo so che qualcuno mi starà urlando, ah sei troppo aggressivo, non dovevi sbarazzarti della vita, probabilmente avete ragione. Però non riesco a rinunciare a questa potenza di fuoco, cioè troppo meglio giocare così. Però il contro nello specifico caso è che siamo senza vita. Se il prossimo colpo che riceviamo è un problema. È una stanza grande, quindi sarà Mr. Fred. Oh no, è un doppio The Fallen. Sarà dura non ricevere completamente danni per tutto questo combattimento. Ora mi viene addosso. Infatti. E adesso siamo all'ombra di Giuda. Ok. Riproviamoci. Spero
Spero che diventiamo più potenti così facendo. Ok, almeno abbiamo la Polaroid che ci dà quella invulnerabilità. E la zampa di Gappi. Cazzo, 9 vite, 9 vite, 9 vite. Vabbè, Krampus. Shit. Merda! Cazzo, se solo avessi saputo. Vabbè. Grazie a tutti per avermi seguito. Questa challenge è finita male. Ed è tutta colpa mia. Però se l'avessi saputo, magari che durava di più, avrei giocato diversamente. Ciao e alla prossima.